grazie per essere venuto nel mio studio. Avevo bisogno di una consulenza di un esperto della confetteria. Cina, non potevo non presentarti le novità di Max Driss. Per presentare questa degustazione, loro avranno questa confezione e troveranno in corrispondenza i gusti di questa futura confettata. Dopo aver preparato la degustazione per la confettata di questa sposa, che hai visto è molto classica, gusti classici, ma le spose non hanno tutti gli stessi gusti e devi sapere che le palette sono infinite. Ed ho scoperto attraverso questo test kit che voi avete preparato tutti i confetti Avola Lusso in tutte le palette colori. Gigi, grazie per questi preziosi consigli e, come dice sempre Max Driss, con te nel giorno più bello. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ti presenterò ulteriori novità. Siamo qui tra le colline meravigliose del Beneventano, che tutti dicono che ha dei paesaggi simili alla Toscana. E qui Lucia e Matteo vogliono coronare il loro sogno d'amore. Siamo ad Acqua Petra, relè resort a 5 stelle, e gli ospiti trascorreranno 3 giorni meravigliosi. Hanno scelto una chiesa in un paesino qui vicino, molto caratteristica, una chiesa monumentale con una scala vanvitelliana, qui a Cerreto Sannita. Ci sarà un allestimento floreale in stile natural con colori particolari, dal celeste polvere all'albicocca, al pesca, ad una rosa in modo particolare che si chiama cappuccino, che la sposa adora. Tant'è vero che ieri sera alla serenata le è stato consegnato un fascione di queste rose. Lei è bellissima ed era contentissima. Dopodiché arriveremo qui in questo meraviglioso relè, faremo questo aperitivo in questa zona di relax con questa piscina, contornata da queste case che danno la percezione di un borgo toscano, invece siamo a Benevento. E poi, il loro desiderio qual era? Non realizzare il matrimonio in modo standard, ma utilizzare per la zona della cena una location inedita. Questa location è La Dolina. In questa location abbiamo cercato di realizzare una magia, una pedana, tavoli a fiore, lampadari di cristallo, archi luminosi. Beh, ragazzi, io penso che oggi realizzeremo davvero una meravigliosa favola e tutti insieme ci riusciremo. Tutti per uno, uno per tutti! Ragazzi, assetto di guerra! Ma ce la faremo. Peace. Da premettere che abbiamo il piano B, ma noi tenteremo fino alla fine di applicare il piano A. E questa è la cosa bella. C'è già un'altra sala tutta completamente allestita e anche un backup per l'aperitivo, tutto completamente allestito. Però noi tenteremo sempre di andare in piano A. C'è uno spettacolo. Oh, che meraviglia! Che meraviglia che sei! Nel migliore dei modi. Non mi piangere ora. No, ma quella non è la pioggia. È un mix di emozioni, ci vorrebbe pure. La musica, questa canzone. Come sono belle le damigelle, abbiamo fatto un bel lavoro, eh? Oggi siamo nella Valle Telesina, esattamente a Cerreto Sannita, nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo. Qui celebreremo le nozze di Lucia e Matteo. Che dire, sarà emozionante
perché da un piano B è uscita una bellissima giornata di sole. La palette colori è calda come un tramonto d'estate. Passiamo dal cielo azzurro praticamente al tramonto con i raggi del sole, dall'albicocca al pesca all'arancio intenso. Uno dei fiori preferiti di Lucia sono le rose e qui in mezzo scoprirete la rosa cappuccino. L'immagine coordinata di questo evento è legata a un simbolo, alla luna, il tramonto, la luna, il finire del sole, il nascere della notte. È un ciclo continuo e non poteva non essere riportato che sui libretti della messa, sui menù e tanti tanti altri dettagli. Uno, due, tre e quattro. Ragazzi, i bouquet non li mantenete come i carciofi, un poco più verso di voi, ok? Così, così. Bellissime. E mo Sabatino si scatena. Mamma mia, che sogno che siete! Siete la soddisfazione di tante nottate per scegliere le palette colori in armocromia. Allora, la prima fase è andata. In chiesa siamo arrivati senza pioggia. Senza pioggia. Senza pioggia. Bella, bella luce, dai. Bella luce. Romantica, siete d'accordo? Poi ce lo direte dopo. Però io, oltre a mettere la bottoniera a Matthew, perché io lo chiamo Matthew, ma lui si chiama Matteo, praticamente gli devo fare le famose tre domande. Dopo tanti anni di fidanzamento, ora siamo in chiesa, tra poco ci ritroveremo sull'altare e io sono una donna curiosa, voglio sapere se Matteo effettivamente conosce i gusti della sua futura sposa. Quindi solo tre domande. Lucia arriverà con un abito stretto o largo? Largo. Largo. Largo, ben deciso. Largo, ben deciso. Aspetta le domande. Lucia arriverà con un abito di luce o un abito di pizzo o un abito di seta? Di seta. Di seta. Di seta. Di seta. Deciso, eh? Molto. Di seta. Lucia indosserà un velo a calata o un velo a mantiglia che le accompagna il volto come una Madonna? Allora, sul velo è la più difficile, quindi è la terza domanda. Ti dirò sì, come la Madonna, a mantiglia. A mantiglia. Ragazzi, ci vediamo tra poco. Lo scopriremo tra poco. Tre su tre. Lui dice, vuole troppo, è troppo. Convinto di tutto, come usciva il sole. Ed è uscito il sole. Lo scopriremo tra poco. Ciao. Sta salutate come i principi e le principesse, sì, dal balcone reale. E poi scendiamo. Tu vicino a tua sorella, lei esterna. Ok. In corrispondenza di tu vicino a tuo fratello, grazie. L'altro testimone esterno. Per la prima volta riusciamo a fare il corteo in modo tranquillo. Matteo come sta? Ha detto Shira, avevi ragione che 2 ore prima si va in panico. Sta teso, sì, però ha fatto un bellissimo ingresso in chiesa. Non te lo faccio vedere per farti avere la sorpresa. Poi dopo ti farò vedere l'ingresso che hanno fatto con la mamma, con i testimoni, meravigliosi.
Io ora sotto l'arco, mentre sistemiamo Pasquale, ti calo il velo. L'unica cosa, questi qui un pochino più, fateli un pochino più stretti, ok? Benvenuti ad Acqua Petra e questo è il momento dell'aperitivo. Alle nostre spalle il photobooth, musica e tanta atmosfera. E come nelle favole Le mille e una notte, non può che mancare una luna e tante stelle, come i gioielli di Gioia e Gioielli. E nella cura del dettaglio non passa neanche inosservato un bancone del buffet. Sapori di mare nel colore Pantone celeste polvere. Servono i preparativi, sentite il vociare, questa è l'adrenalina priva della grande festa. Ce l'abbiamo fatta, non abbiamo attuato il piano B perché ci abbiamo creduto. Ovviamente un'altra sala era già stata allestita. I dettagli sono particolari. Guardate la mise en place, un tocco d'oro, i bicchieri albicocca che sfumano con la gradazione dei fiori. La chicca, un menù che ricorda il tramonto con il sorgere della luna. Mama o non mama, mama o non mama. E questo è un petalo di margherita, perché quando vedrete questa sala dall'alto, fotografata dal drone, anzi immortalata, noterete che questa è una planimetria floreale con tavoli a petalo bidimensionali. La bidimensionalità la dà quest'arco acuto
illuminato da una cascata di cristalli. Archi luminosi e leggiadri definiranno l'aria di questa meravigliosa sala, costruita dal nulla nella dolina di Acquapetra. Madonna, allora, bellissimo! La dolina illuminata, guardate qui! Senza parole. Ma è un senza parole serio? No, senza parole serio, no, veramente c'è. Cioè, non... E il tavolo centrale? No. I tavoli a petali? Stupendi. Le ampolle di Murano? Madonna, bellissime. Grazie. Yeah. Ce la siamo vista brutta stamattina. Sì, stamattina ce la siamo vista proprio. Ci siamo. Ci siamo, stupendo. Però è andata. Il cielo ci ha illuminati. Bene, che dite? Bellissimo. Bellissimo. I vostri ospiti rimarranno senza parole. Senza parole. Sei come lui. Come me. Ok, abbiamo indovinato il color zucca. Zucchissima. Però vedi, sulla non è zucca arancione, è zucca albicocca. Guardate qui che bello, è guardate bellissimo. Che eleganza. Sì. Ranuncoli, nerine, aspidistra e poi c'è un fiore tropicale. Bellissimo. Ortensie, rose. Bellissimo. Grande squadra, perché la squadra è quella che vince. Il team di Cira Lombardo è imbattibile. Com'è? Assolutamente sì, imbattibile. Imbattibile. La squadra di Acquapetra eccezionale, non ci ha abbandonato e gli sposi sono unici perché ci hanno dato fiducia e ci hanno creduto fino alla fine. Li lasciamo bellissimo. Ai loro fotografi che li immortalano in momenti di gioia e noi ci vediamo dopo. Grazie, grazie Ciao. Cira. Ciao. Bellissimo. Thank you.
momento della torta. È tutto pronto tra scenografie, fiori e dolcezze.